Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi abbiamo una descriviamo un lavoro che nella sua sostanza non è un lavoro di quelli particolarmente impegnativi, però ha due caratteristiche sulle quali due aspetti sui quali vogliamo farvi ragionare in un certo senso. Allora, partiamo dalla macchina. Questa è una Audi A3 col motore 3 cilindri 1000. La caratteristica particolare è che è una non è la classica Audi A3 con il portellone, ma è cosiddetta sedan, cioè proprio al baule. Se ne vedono poche, a me personalmente devo dire non incontra proprio i miei gusti, però diciamo che recentemente Audi ha deciso appunto di sviluppare anche questo tipo di carrozzeria e adesso se ne cominciano a vedere un pochino. Motore è lo stesso che viene montato sulla versione due volumi, quindi non cambia nulla, cambia proprio solamente diciamo le misure e la sagoma della carrozzeria ovviamente. Allora, il motivo di questo servizio è dato dal fatto che il cliente ci ha commissionato una parte del lavoro che dobbiamo fare noi e che in particolare riguarda la parte elettronica, la centralina Selectron e il pedal booster. E poi ha comprato autonomamente due pezzi di carrozzeria che sono sostanzialmente questo spoilerino e questo sottoparaurti. Allora, il motivo per il quale vogliamo farvi capire alcune cose è che su questa macchina diciamo il cliente è particolarmente sfortunato, perché c'è un problema che riguarda appunto i cablaggi della centralina e un problema che riguarda il sottoparaurti. Adesso Mirko vi fa vedere appunto il fatto che questo sottoparaurti qua non può calzare su questo tipo di paraurti, perché probabilmente chi gliel'ha venduto per la versione non sedan. Questo è abbastanza evidente. Quindi in questo caso noi ci siamo prestati per fare il montaggio, questo pezzo è andato su perfettamente, l'abbiamo montato, questo pezzo è immontabile, quindi adesso il cliente, l'abbiamo già avvertito, dovrà contattare la ditta che online gli ha venduto il pezzo per dirgli che non va bene sulla sua macchina, quindi con tutte le problematiche del caso, fare il reso, c'è il pezzo alternativo, il rimborso, con tutte queste problematiche. Per quanto riguarda invece la parte che riguarda noi, ogni tanto può capitare, cioè nel senso il pedal booster è andato su perfettamente, il cablaggio ci siamo accorti che non era compatibile con il cablaggio specifico di questa macchina, quindi probabilmente il cablaggio, essendo la macchina così nuova, quindi la Selectron non ha avuto la possibilità probabilmente di fare una verifica su un modello così recente e ci ha mandato un cablaggio con degli spinotti che non sono compatibili, hanno una forma completamente diversa. Lì il problema non sussiste, nel senso che appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato la Selectron, in 24 ore noi abbiamo il pezzo nuovo col cablaggio giusto, gli abbiamo fatto le foto, ci occupiamo noi di tutto, per cui siamo noi di fronte al cliente e consegneremo la macchina nei tempi stabiliti con il cablaggio a posto. Questo che cosa significa? Che nel momento in cui ci ha affidato un lavoro e siamo noi che ci occupiamo di tutto, se ci sono delle problematiche siamo noi responsabili e siamo noi in prima persona che dobbiamo cercare di risolverli. Nel momento in cui voi diciamo comprate autonomamente dei pezzi e su eBay e vengono fuori delle problematiche, noi lì purtroppo non vi possiamo aiutare, perché non possiamo fare nulla nel caso del sottoparaurti, vi dovete poi ingegnare da soli per ottenere o rimborso o farvi cambiare il pezzo. Quindi è un aspetto che spesso io dico ai miei clienti: certamente da noi magari pagherete qualche cosa di più, ma avete anche una garanzia, avete come dire una struttura che vi risolve tanti problemi che tante volte possono venire fuori. Detto questo, lasciamo a voi le riflessioni. Noi comunque una cosa che vogliamo dire ben chiaramente non è che vogliamo assolutamente per questioni economiche fare tutto in autonomia. Noi aiutiamo un sacco di clienti, c'è tanta gente che ci dice ho comprato il pezzo su eBay, ho avuto in regalo il tascarico, ho l'ammortizzatore da montare. Noi aiutiamo tutti, montiamo, chiaramente ci pagheranno solo la manodopera, però quando ci troviamo poi in difficoltà perché un pezzo è stato ordinato o è arrivato sbagliato, lì purtroppo dobbiamo poi lasciare al cliente la soluzione del problema. Quindi questo per farvi capire
che diciamo, affidarvi una struttura competente, vi togliete via anche tutta una parte di problematiche che viceversa ve le dovete risolvere da sole. Io spero di essere stato chiaro. Per qualunque tipo di informazione mi potete contattare sempre in sede, cliccate sulla campanella in basso a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!